Bentrovati, ci troviamo con Chiara Capretti, è una giovanissima candidata alla Camera nell'uninominale Napoli San Lorenzo con Potere al Popolo. Ci troviamo a Mater Dei in un posto particolare, su Paz. Raccontaci la tua esperienza, perché ci hai accolto in questo posto e perché vuoi andare a Roma. Qual è il compito poi una volta alla Camera? Certo. Ah, innanzitutto scusami, dimentico, preparaci il caffè perché siamo a un caffè dal candidato. Perfetto. Allora, vabbè, qui siamo all'ex OPG, ci tenevamo a ospitarvi qui proprio perché questa è la casa del movimento nato nei scorsi mesi, appunto Potere al Popolo, che ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni. Il movimento nasce proprio dall'assemblea dell'ex OPG, no? Un luogo dove si svolgono tantissime attività sociali e vertenze in vari ambiti, dal lavoro all'immigrazione, alla sanità. Quindi un luogo concreto dove si avvicini al territorio e dove si prova in qualche modo a rispondere ai bisogni delle persone. L'idea di candidarci nasce proprio di effettivamente provare ad affrontare questa sfida, nasce proprio da un'esigenza molto semplice. Ci siamo guardati in faccia, ci siamo resi conto che ormai nello scenario politico italiano si è avviato uno spostamento a destra così radicale che non esiste più nessuna forza politica che nemmeno purtroppo non ha nessun tipo di credibilità per rappresentare le istanze dei lavoratori, dei precari, della maggioranza della popolazione di questo paese. E quindi abbiamo deciso che di fronte a una situazione del genere non potevamo rischiare di stare in silenzio, cioè avevamo una situazione in cui c'è il PD, c'è il PD2, l'EU e non c'era nient'altro da poter in qualche modo immaginare di andare a votare. E per questo abbiamo deciso di candidarci direttamente noi, se nessuno lo fa al posto nostro mettiamoci noi in prima persona e lanciamo una sfida al paese. L'abbiamo fatto lanciando questo video appello su Facebook, chiamandoci un'assemblea nazionale a Roma. E la cosa che ha sorpreso anche noi, l'appello evidentemente rispondeva a un'esigenza comune, perché tantissime persone sono venute, non solo hanno condiviso il video, ma hanno partecipato all'Assemblea Romana e da lì si è avviato un processo di partecipazione che ci teniamo moltissimo a raccontare, speriamo che molti lo possano anche vivere di persona, che è quello delle 150 assemblee territoriali che si sono sviluppate in tutto il paese e che hanno deciso veramente dal basso le proposte di programma e le proposte di candidatura. È chiaro, è un movimento che è nato da poco, quindi è difficile fare proiezioni sui risultati. Sicuramente noi siamo ben convinti di andare avanti, che ci proveremo ovviamente a raggiungere il risultato per superare la soglia di sbarramento, nonostante le difficoltà che ci sono, cioè il poco tempo a disposizione, una non proprio grande copertura mediatica rispetto al processo che abbiamo costruito, però la forza che abbiamo sono proprio le centinaia, anzi le migliaia di attivisti sui territori che portano esperienza e che ogni giorno sono sui territori per fare cose concrete per le persone e soprattutto per diffondere ovviamente in questo periodo il messaggio che manda Potere al Popolo al paese. Chiara, perdonami, voi siete l'ultima parte a sinistra. A questo punto, come vi potete confrontare con gli attuali esponenti politici? Qual è la cosa che vi allontana totalmente dagli altri partiti politici di sinistra? Anche questo è molto semplice. Per questi partiti a parole dicono tante belle cose. Renzi se ne è uscito, no? Il salario minimo da aumentare, Grasso se ne è uscito con la proposta di tagliare, di abolire le tasse universitarie. Peccato che queste sono proprio le persone che in questi anni hanno peggiorato le condizioni di vita delle persone, hanno precarizzato il lavoro, insomma sono quelli che fanno grandi proclami ma poi nei fatti nulla è riscontrabile. Invece noi partiamo da un presupposto contrario, noi siamo quelli che ci sono sempre stati sui territori, che hanno sempre prodotto elementi concreti, di vertenze, di lotta, di risposta ai bisogni popolari, perché ovviamente questo ci sembra necessario, è uno scenario che noi affronteremo in ogni caso anche dopo il 4 marzo, perché quello che immaginiamo che comunque si verrà a costruire una rete che continui ad organizzarsi sui territori a livello nazionale, che possa implementare le sue attività, condividere pratiche, esperienze e costruire anche un'opposizione reale di piazza e non solo in Parlamento rispetto alle politiche che abbiamo visto verificarsi in questi anni. Una delle domande: sarà possibile per voi costruire un'opposizione in Parlamento? Beh, innanzitutto una cosa molto, anche qui, è molto chiara, nessuno si parla, soprattutto in termini di campagna elettorale, come dicevamo prima, si fanno grandi promesse sulle soluzioni da trovare.
E però nessuno attacca la questione centrale di questo paese, cioè che abbiamo una grossa ricchezza privata che nessuno tocca e quindi i soldi in questo paese ci sono, non c'è bisogno di immaginarsi altri modi per andarli a trovare, cominciamo a prenderli là dove ci sono, cominciamo a recuperarli all'evasione fiscale, cominciamo a immaginare una tassazione progressiva come era prima, come era presente effettivamente prima in Italia e sono anche questi elementi di controllo sulle imprese, sul privato che hanno ormai purtroppo espanso le loro ramificazioni in ogni ambito della politica, della sanità, dei servizi sociali, del terzo settore, no? Abbiamo visto quello che si è costruito, ecco, andare a controllare in Parlamento, poter toccare con mano quali sono le proposte di legge, quali sono i decreti che si vanno a E proporre. così potere al popolo, quindi diamo Esatto, potere al popolo, però. ridiamo un senso alla parola democrazia proprio. Giusto. Cosa si fa per aiutare una nazione che, sì, forse è uscita dalla crisi grande, però comunque ha ancora grossi problemi con il mondo del lavoro? Cosa fate? Beh, innanzitutto vanno assolutamente abolite tutte le forme di contratti precari, perché come diciamo, è stato ampiamente dimostrato, non solamente dalla nostra proposta politica, ma anche dai dati dell'OCSE, non è precarizzando il lavoro che si costruisce occupazione. Questa è la favola che ci sta raccontando il PD quando dice di aver creato milioni di posti di lavoro, ma in realtà ha semplicemente precarizzato il lavoro perché viene contata anche solo un'ora di lavoro per farti considerare occupato. Quindi questo è fondamentale perché il lavoro o è dignitoso o è sfruttamento. Dall'altro lato poi ovviamente bisogna immaginare nuove politiche di occupazione e questo è un discorso ovviamente complesso, largo e penso sia anche necessario restituire questa complessità perché, come dicevamo prima, abbiamo bisogno innanzitutto di trovare e di andare a recuperare i soldi laddove ci sono, quindi nelle tasche dei grandi patrimoni di questo paese, ma anche di contrastare quelli che sono i trattati europei che ci impediscono purtroppo di affrontare determinate politiche di occupazione. Sento il rumore del caffè, quindi ci siamo quasi. Speriamo bene. Ricordaci un po' dove ti sei candidata e soprattutto poi quali sono le speranze. Allora, io sono candidata al collegio uninominale del Centro Storico San Lorenzo. La speranza ovviamente è di superare lo sbarramento, quindi di riuscire a far entrare potere al popolo dentro le istituzioni e di cominciare un percorso che va oltre, diciamo, l'ingresso in Parlamento, va finalmente a radicarsi sui territori e a portare le istanze della maggioranza della popolazione a farle vivere sui territori e a farle vivere anche dentro le istituzioni. La tua esperienza a contatto con la gente, che tipo di metro ti ha fatto registrare in questo periodo? Guarda, l'esperienza dell'ex OPG ci ha fatto imparare molte cose. Una molto semplice è proprio che nessuno, meglio delle persone che vivono i problemi concreti, gli effetti della crisi, possono anche avere le dirette soluzioni a questi problemi. A volte se ne parla in maniera troppo larga e troppo complicata, ma basterebbe cominciare ad affrontare alcune emergenze, anche semplici, vediamo di appicciare il caffè, per effettivamente cominciare a costruire una risposta che possa ridare una fiducia, no, nel sistema politico attuale. Raccontami qual è la prima cosa che farai una volta presa la parola dallo scranno di Montecitorio. Beh, io penso che non deciderò io cosa fare. Io sono al servizio di quelle che saranno in quel momento le esigenze da portare avanti anche dentro quelle istituzioni. Se saranno, penso che i temi sono quelli di cui abbiamo discusso, quindi sono prioritari il tema del lavoro, il tema dei servizi sociali, della sanità, della scuola, cioè riportare dentro un'istituzione come quella questi temi e portare le voci di chi sta subendo le politiche scolastiche, subisce la precarizzazione del lavoro, ecco, riportare quella voce là dentro è innanzitutto il primo obiettivo e andare a controllare quello che sarà l'esperienza di governo che purtroppo, diciamo, andremo a vedere nei prossimi anni. Prima dei saluti, e per Napoli? Che Per Napoli? cosa vuoi fare? Per Napoli noi speriamo di allargare, come fortunatamente sta continuando, l'esperienza che abbiamo lanciato con l'ex OPG, quindi di costruire anche qui sempre una maggiore rete di risposta ai bisogni delle persone, perché nel frattempo che la politica risponde c'è bisogno che la politica dal basso continui ad organizzarsi, che costruisca elementi di partecipazione, di opposizione, ma soprattutto anche di proposta che poi penso possa accumulare la forza anche in breve tempo, perché viviamo tempi storici che sono in questo senso anche imprevedibili, e possa effettivamente avere la forza di poter ritornare a vincere su tante istanze, perché se ritroviamo l'elemento di unità
che purtroppo abbiamo perso perché ci costringono a pensare che dobbiamo vivere una guerra tra poveri e il migrante deve essere il mio nemico e il senza tetto deve essere cacciato dal centro storico. Noi pensiamo che se ritroviamo invece un elemento di unità tra le persone comuni, tra i lavoratori, i disoccupati, allora è lì che andremo a costruire una forza che potrà veramente ottenere delle vittorie anche senza per forza conquistare direttamente il governo. Allora, sorseggiando questo buon caffè, vi diamo appuntamento, salutiamo Chiara Capretti che ci ha raccontato la sua esperienza politica, in bocca al lupo per le prossime elezioni e a me non resta che darvi l'appuntamento alla prossima puntata di Un caffè dal candidato.